Siamo con il direttore Marino all'inaugurazione ufficiale della sede della BCC a Via Quara, anche in San Gregorio Magno. Un appuntamento e un evento importantissimo per la banca, perché dopo varie aperture anche a sud e a nord soprattutto di Salerno si ritorna in quelli che sono poi le origini della BCC di Via Quara e di tutto il comprensorio. Ma sì, San Gregorio è l'ultima della filiale in ordine di tempo, ma noi siamo molto fiduciosi su questo che potrà fare questa filiale, perché è una zona molto vivace economicamente, è un paese, ma non solo questo, anche Buccino, Paolo Monte, che sono vicino con Leane, eccetera, di gente molto, molto laboriosa. Quindi riteniamo che la banca possa fare un buon lavoro di accompagnamento di queste famiglie, di queste imprese, perché siamo tra gente seria, onesta e laboriosa, come piace a noi. Insomma, noi siamo nati nei paesi dell'entroterra e ci torniamo volentieri nei paesi dell'entroterra. Con il Presidente a microfoni spenti stavamo parlando proprio della linea che la BCC di Via Quara negli ultimi anni sta portando avanti, cercando di valorizzare le risorse umane, le capacità, le competenze, i giovani e essere innovativi. Ma noi abbiamo una squadra tutti giovani, tra i nostri dipendenti l'età media penso sia intorno ai 30 anni, tra quelli vecchi e quelli nuovi, quindi vuol dire che stiamo investendo molto sulle nuove leve. Ma tra l'altro dobbiamo dire che mentre sentite dalla televisione ogni sera che si parla di esuberi nel campo bancario, noi ancora qualche assunzione la facciamo, quindi siamo in totale controtendenza ed è questa la cosa più importante. Tra l'altro non so se avete notato, ieri su Milano Finanze, che è uno dei migliori giornali economici dell'Italia ed è anche penso inserito bene in Europa, ha fatto un articolo sulle banche di credito cooperativo a due pagine e titolava proprio questo, i gioielli di provincia, e ha detto che tra le banche di credito cooperativo ce ne sono alcune che sono dei veri gioielli, che stanno in provincia, che sono piccole, perché era una classifica solo per le banche sotto i 500 milioni di massa amministrata. E guarda caso, in questa classifica c'era sia la banca di Roscigno sia quella di Aquar, sono le uniche che noi conosciamo che stavano in questa classifica di ieri su Milano Finanza, a testimonianza ancora una volta della nostra capacità di essere, diciamo, anche ai vertici in queste classifiche di merito. Avere scelto San Gregorio Magno è importante per noi, perché riteniamo che le zone interne, queste zone interne, tipo come San Gregorio Magno, che è un territorio perfettamente idoneo, adatto come quello delle nostre zone. Quindi qua ci sono le stesse culture, ci sono lo stesso orgoglio di appartenenza di un territorio a una comunità, a una comunità sana, a una comunità tranquilla, una comunità operosa, che ha bisogno sicuramente di avere vicino una banca. Quando dico vicino è che noi vogliamo continuare a fare la banca così come l'abbiamo sempre fatta, quella, una banca di prossimità, quella che deve essere sempre e unicamente vicino a un territorio, vicino alle imprese, vicino alle famiglie del territorio. Quindi l'obiettivo qual è? È quello che un territorio deve crescere, deve operare, ma deve crescere insieme alla banca, perché se un territorio cresce economicamente insieme alla banca vuol dire che si sta meglio tutti. Questo è stato sempre il nostro obiettivo, è stato sempre il nostro... la volontà di approcciare, diciamo, con un territorio, e quindi questo è quello che vogliamo fare pure qua.